Bentrovati, tra poco comincia lo speciale Sant'Agata, i giorni inediti della Santa Patrona, il terzo dei nostri speciali che continueranno nei giorni 3, 4 e 5 in concomitanza con le funzioni religiose, con ospiti in studio, analisi e anche interazione con i nostri telespettatori, oltre che chi ci segue sui social. Tra poco in studio con Monsignor Giovanni Lanzafame, mariologo ed esperto della festa di Sant'Agata, nonché parroco e quindi canonico della cattedrale della Chiesa Madre di Belpasso, e poi ci sarà anche a rappresentare le istituzioni Giuseppe Castiglione, presidente del Consiglio Comunale di Catania. Parleremo anche delle nuove disposizioni, della nuova situazione che si viene a creare in questi giorni per le norme anti-Covid relative alla festa di Sant'Agata, e poi ci saranno anche dei contributi esterni, ci saranno dei collegamenti, degli ospiti, insomma sarà una puntata da non perdere, quella con lo speciale dedicato a Sant'Agata, tra pochissimo in onda all'interno dell'informazione raccontata su Prima TV e sui social. Quando la passione diventa mestiere. Vorrei una scuola che accenda la curiosità
e la sete di conoscenza, dove la valorizzazione di talenti non deve essere un'eccezione, ma una regola. Vorrei una scuola che i sogni li concretizzi e non li metta nel cassetto. Questa è la nostra idea di fare scuola. Questo è il CIRS. Operatore del benessere acconciatura, operatore del benessere estetica, operatore elettrico, operatore della ristorazione e preparazione pasti, operatore termoidraulico, operatore grafico. A Mister Bianco, via Enrico Fermi 1AB, a Catania, via Grasso Finocchiaro 94. Nuova apertura a San Giovanni La Punta e Palagonia, a Ramacca, via Alessandro Volta 11 e via Catania 51. Adesso tocca a te! Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania in via Enrico Fermi numero 3, numero 5. Sant'Agata, i giorni inediti della Santa Patrona, è realizzata in collaborazione con Il Pescatore Enogastronomia, quando la passione diventa mestiere. Catania MLS, agenzie immobiliari in collaborazione. Trovare casa non è mai stato così semplice. Fiorelleria Mirabella, una tradizione catanese tutta a colori. E sì, è vero, guarderemo una casa a colori, a rispondere. Trovati a questo nuovo appuntamento con lo speciale Festa di Sant'Agata, i giorni inediti della Santa Patrona, per analizzare, lo facciamo ormai da due settimane, gli aspetti di una festa sicuramente inedita, come abbiamo già detto, per capire quali sono le nuove norme da rispettare e soprattutto come dal punto di vista religioso cambierà quest'anno, 2021, la festa e le celebrazioni in generale per Sant'Agata. Vado subito a salutare
Monsignor Giovanni Lanzafame, mariologo, esperto della festa di Sant'Agata, nonché parroco della Chiesa Madre di Belpasso. Ben trovato, Monsignor. Buonasera Umberto e buonasera a quanti ci vedono da casa, ed è un'occasione per vivere, anche se in una forma diversa, questa festa che sempre festa è di Sant'Agata. Ed è giusto sottolinearlo. E sì. Poi con Monsignor Lanzafame proveremo ad analizzare negli aspetti proprio religiosi i momenti clou, perché chiaramente non cambia nulla rispetto all'anno scorso per quanto riguarda l'aspetto religioso. Quando si prega, quando si ha devozione, quando veramente si ha un punto di riferimento nella Santa Patrona. Quindi il resto sono chiacchiere e anche polemiche spesso superflue. Vado a salutare, a rappresentare le istituzioni all'interno di questo nostro speciale, un amico della redazione di Sicrapres, il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione. Ben trovato Giuseppe. Grazie a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, partiamo proprio dalle istituzioni, le quali insomma hanno un ruolo impopolare quest'anno, perché comunque il Comune di Catania ha dovuto firmare una norma per evitare lo stazionamento in Piazza Duomo nei tre giorni clou, 3, 4 e 5. Quale aria si respira a Palazzo degli Elefanti dopo questa norma che è stata firmata dal sindaco Pogliese? Credo che non c'erano alternative, quindi la scelta fatta dall'amministrazione del sindaco Pogliese è condivisa anche da tutto il Consiglio Comunale. Non potevamo fare altrimenti, visto la situazione del Covid, visto la situazione che stiamo vivendo realmente quotidianamente. Quindi giorno 4, quando ci sarà la messa dell'Aurora, non ci sarà, ci sarà solo il sindaco come primo cittadino a rappresentare tutta la città, e quindi né il Consiglio Comunale né gli assessori. Solo domani pomeriggio ci sarà la cerimonia della Candelora d'Oro, che si svolgerà a Palazzo degli Elefanti al Salone Bellini, sì, con il distanziamento, quindi non ci saranno altre cose. Siamo stati invitati in diverse occasioni, in diverse chiese, ma credo che sia il sindaco e anche io nel mio piccolo non abbiamo mai fatto alcun intervento e siamo andati. Credo che è un momento difficile sia per Sant'Agata che per la nostra città, ma non aveva altre scelte, credo che è condivisa da parte mia, da parte dell'amministrazione, per quello che sta facendo. Quindi aspetto religioso sempre più al centro della festa di Sant'Agata, così come è giusto che sia, comunque al di là del Covid. Monsignor Lanzafame, funzioni religiose in primissimo piano, che saranno trasmesse in streaming anche dalla nostra testata, da Sicrapres e da Prima TV, mercoledì 3 febbraio alle 11.30 con l'offerta della cera, poi giovedì 4 ci sarà la messa dell'Aurora sempre in diretta, poi nel pomeriggio il messaggio alla città dell'Arcivescovo sempre in diretta, e poi venerdì 5 febbraio a partire dalle 9.30 diretta con il Pontificale dalla Cattedrale di Catania. Monsignor Lanzafame, è stato detto: pregate nelle vostre parrocchie Sant'Agata per intercedere a Dio, evidentemente. Allora, lo riconfermiamo che l'aspetto religioso deve essere preminente ancora senza, di più? Senza dubbio, e mi trovo pienamente d'accordo con quello che è stato detto, di pregare molto, perché senza dubbio i vaccini, le terapie sono molto importanti. Poi che arrivino in tempo o non arrivano in tempo, questo non sta a me decidere, sono problemi di politica, problemi di fabbriche farmaceutiche o meno, però la preghiera è molto importante quando c'è un'epidemia o in questo caso una pandemia o pandemia come la stiamo vivendo noi altri. Ecco, io desidererei ricordare ai miei concittadini che in realtà non è la prima volta che la festa di Sant'Agata viene celebrata in questa forma. Mi spiego meglio. I contagi c'erano anche all'epoca della peste, peste che noi abbiamo avuto in due riprese storicamente a Catania, nel 1575 e anche nella seconda metà del Settecento. Vorrei ricordare ai catanesi che la statua su una delle colonne romane dell'anfiteatro che c'è a Piazza dei Martiri, che nel 51 fu illuminata direttamente da Roma da Papa Pacelli, ecco, nelle feste del centenario di agosto, ecco, quella statua, ecco, non rappresenta la Madonnina, come qualche volta ho sentito dire da qualche nonna indicandola al nipotino, è Sant'Agata che scaccia l'idra della peste, per cui anche in quel periodo
non furono fatte processioni a Sant'Agata. La preghiera certamente non è mai mancata. Ma per essere più vicini, noi abbiamo avuto ai tempi del Dusmat il colera, ne parlammo con te a motivo della Madonna della Salute di San Camillo. Beh, anche in quell'epoca la preghiera fu intensa, ma non ci furono queste manifestazioni così come noi le viviamo, anche se dobbiamo considerare che la popolazione di Catania alla fine dell'Ottocento non è quella attuale, come pure la devozione che c'è stata sempre, proporzionale a quello che è la popolazione. Ma voglio anche sottolineare e dire che abbiamo avuto anche dopo guerre, la prima guerra mondiale, beh, relativamente, ma la seconda guerra mondiale, ecco, non dimentichiamo che la festa non fu fatta per anni, perché ecco, qualche candelora e più di una, due, tre, furono colpite dai bombardamenti, ecco, due che si conservavano a Santa Nicola perché cadde il transetto laterale, i macellai che ebbero i loro bombardamenti, infatti la candelora che vediamo l'attuale è del 46, ecco, rifatta da Piccione, ecco, grande artista di quell'epoca. Ma poi inoltre voglio dire che in quell'epoca era forte la preghiera a Sant'Agata. Ecco, io sono dell'idea che è giusto la normativa presa, ecco, di non avere contagio, per cui la cattedrale non può essere aperta. Se vediamo le immagini che state vedendo anche voi altre, ma sarebbe contagio immediato, per cui se noi siamo orgogliosi di questa folla, però dobbiamo essere anche prudenti con i piedi a terra, per cui ecco, preghiamo Sant'Agata, anche se ecco, è bene che si dica di pregare nelle proprie parrocchie, di pregare ecco, nelle proprie famiglie, ma questo credo che anche l'ha fatto il catanese ecco, nel passato, perché io che ho avuto l'onore da giovanissimo, ora gli anni sono passati, ma da viceparroco, da parroco, poi da canonico, ecco, di salire sul Fercolo, ho fatto il giro completo di Sant'Agata per tre volte nel passato, e queste conteggio le salite di San Giuliano quattro nella mia vita, Calata della Marina come si faceva allora, ecco, due, una volta ecco, saltò anche la croce ai tempi di Birreci per uno sbaglio di calcolo dell'arco, ecco, tutte esperienze per me sempre positive, perché da lì si vede lo sguardo delle mamme che fanno mandare baci a Sant'Agata ai loro piccoli, o mamme che hanno ancora il bambino in braccio appena nato che lo presentano, o vecchiette che non si possono inginocchiare, sono in ginocchio mentre passa Sant'Agata. Poi lo spettacolo bellissimo che è tutta la via Plebiscito giorno 4 sera, o che dire ecco, di quando Sant'Agata passa dal viale della Libertà o da via Caronda il giorno 5. Ma io personalmente non ho visto persone distratte, io ho visto sempre nelle loro case ecco, persone che hanno pregato, persone che hanno atteso il passaggio di Sant'Aiduzza Bedda e per chiederci a Sant'Agata quello che è stato necessario, la salute, il lavoro, ecco, l'aiuto necessario per affrontare e vivere la vita. Ma credo che il catanese, ecco, permettete che io questo lo sottolinei, ha pregato e quest'anno pregherà ancora di più, ma ha sempre pregato. Ecco, io non ho mai sopportato, e mi perdoneranno alcuni miei confratelli che mi vedranno e forse non sono d'accordo, quando purtroppo ora c'è stata questa, fortunatamente, rivalutazione della festa di Sant'Agata, ma ai miei tempi, quando ero io seminarista e giovane sacerdote, non andiamo perché la processione dei Sacri Cavalli, si parlava della carrozza del Senato, non offerta dai Sacri Cavalli, tutto è folklore, non è vero, a parte che, perdonatemi, il santo Giovanni Paolo II nel 1983 nel raduno dell'anno santo della redenzione, raduno delle confraternite a Roma, disse il Papa, non Padre Gianni,
alla fede serve anche il folklore. Ecco, starei ore e ore ad ascoltare Monsignor Lanzafame, non riesco a interromperlo da conduttore evidentemente di questo speciale di Sant'Agata, però mi dica sì o no, perché abbiamo un collegamento con Soriano Calabro, le chiedo, è vero che ogni chiesa di Catania ha una statua o comunque una raffigurazione di Sant'Agata, a proposito di andare a pregare nelle parrocchie sotto casa? Ma guarda, io credo che memoria storica io ce l'ho dall'età di 7-8 anni, quando giravo con mia nonna, mi ricordo che un po' tutte le chiese, se non avevano il quadro di Sant'Agata, Sant'Agata è presente più o meno in tutte le chiese della città e della diocesi, ma mi ricordo io, te ne dico una, ecco, non so, quando Sant'Agata passava in via Caronda dalla parrocchia della Mercede, ecco, mi ricordo anche con Monsignor Bellia, giovane da poco, ecco, Santo Bellia, ecco, mi ricordo perfettamente che avevano una bellissima statua di Sant'Agata Ligna che era messa, ecco, sull'altare, come mi ricordo perfettamente, ecco, alla Santissima Trinità si esponeva una Sant'Agata vestita alla romana, di quelle delle ditte di Rosa D'Annunzio, ecco, ma tutte le chiese, o se no al Salvatore allo Scoglio, dove c'è adesso l'adorazione al Santissimo Sacramento, dove tra l'altro passa Sant'Agata il 4 mattina, ecco, lì una statua di Sant'Agata, alla Civita, ecco, so che allora nei restauri fu padre Suman negli anni 50 a volere uno degli altari con una bella statua di Sant'Agata, ovunque. Ma anche i collegi, le Verginelle, ecco, in via Teatro Greco, o anche i nostri monasteri, sempre hanno avuto, o anche delle reliquie minori che per il culto interno hanno avuto. Non dimentichiamo che uno dei monasteri benedettini, ecco, più popolato della nobiltà, ecco, di quelle che erano ragazze che con la legge del maggiorasco devono farsi smonache, è proprio dedicata a Sant'Agata. Sant'Agata al monastero. E lì non c'è una bellissima statua in stucco che esortiamo, ricorda. Esortiamo, ecco, i canonici delle varie chiese, io credo che tutti, a metterle in evidenza queste statue. Ma guarda, io credo, di Sant'Agata, credo che tutto quello che nacque dopo il concilio, sì, no, adesso, ecco, do una lode ai giovani sacerdoti che le vedo tutti innamorati di Sant'Agata, ecco, per cui vedo che quasi scendendo da Belpasso, passando con mio fratello in macchina, ho visto che molte chiese hanno il drappo con la A di Agata, viva Sant'Agata, viva Sant'Agata. Beh, per cui beh, questo secondo me è una ripresa, ecco, notevole e molto importante. Presidente Castiglione, faccio vedere adesso dalla regia, con il coordinamento di Lucy Gullotta, il titolo che ieri ha dedicato sicrapress.it ad un articolo a firma di padre Giovanni Calcara a proposito dei festeggiamenti, della festa negata, delle processioni. Festa di Sant'Agata, pericolo, hooligans e black bloc. Fuori dall'ipocrisia, ha scritto padre Giovanni Calcara a proposito del fatto che si voglia blindare e transennare Piazza Duomo, come se non bastasse la responsabilità dei appunto fedeli, dei devoti in generale e dei catanesi. E allora, ce l'abbiamo in collegamento, credo, Giovanni Calcara dal convento di Soriano Calabro, perché comunque è importante l'ordine pubblico, però è anche vero che i catanesi sono anche responsabili. Ben trovato, padre Giovanni. Buonasera a te e agli illustri ospiti, al confratello padre Gianni, che vedo con molto piacere. Un saluto affettuoso, Gianni. Ecco, comunale Castiglione, non abbiamo il piacere di conoscerci. Piacere. Padre Calcara, perché hai scritto questo servizio, questo brano, con tanta ironia? Sei sempre come al solito graffiante, no? Hai parlato di hooligans e di black bloc addirittura. Vabbè, diciamo che innanzitutto mi ricollega a quanto detto padre Gianni, che sottoscrivo in toto, e naturalmente anche l'attuale pontefice Papa Francesco è molto sensibile al valore della religiosità popolare, della pietà popolare, e nella Vangelii Gaudium addirittura pone la religiosità popolare nel contesto della evangelizzazione della Chiesa. La Chiesa evangelizza anche attraverso i segni della religiosità popolare, di cui la festa di Sant'Agata naturalmente
è ricchissima e si deve a Padre Gianni la denominazione del barocco danzante delle famose candelore. Ma il sottotitolo è tuo innanzitutto, Umberto. Io avevo scritto soltanto il punto interrogativo, poi lì fatto dell'ironia. I segreti della redazione. Ecco. Ecco, della redazione, tu o chi ha posto tuo. No, ma il mio era, se si ha la bontà di leggere oltre il titolo il contenuto, perché ci dicono gli specialisti che quando arriva una notizia su WhatsApp si dedicano 20 secondi per leggere la lettura del titolo, non si leggono gli articoli. Ecco, il mio eco era un contestualizzare il fatto che si fosse arrivato fino alle dichiarazioni del sindaco e della riunione del comitato provinciale in un clima molto sereno e di responsabilizzazione da parte di tutti. C'era stato il ritardo certo della comunicazione legata a questi contatti tra l'autorità sanitaria, l'autorità di contenuto pubblico in ordine al programma, però c'era stata la dichiarazione del sindaco, quelle dell'arcivescovo molto pacate, dirette in particolar modo ai circoli agatini, che sono un po' lo zoccolo duro, diciamo così, dell'organizzazione della festa, insieme con il gruppo degli amici del Rosario, per l'animazione liturgica della festa, che ha fatto molti progressi. Ecco, con Padre Gianni mi ricordo le lunghe dirette di Antenna Sicilia, e devo a Padre Gianni, quando era parroco della cattedrale, forse lui non si ricorda, di avermi dato il permesso per animare la festa, sì, la processione dell'offerta della cera. E ti ricordi, fu il primo a dire: ma abbiamo l'altoparlante, invece di trasmettere soltanto l'inno, trasmettiamo delle preghiere, delle invocazioni. Quindi i tentativi ci sono stati in contesti non. C'era stata anche la dichiarazione del presidente del comitato dei festeggiamenti, Tomasello, che aveva detto che lui per primo sarebbe rimasto un po' sopra le righe. Queste dichiarazioni, questi toni allarmistici, transenne, zona limitata, come se i catanesi non fossero responsabili di sapere che quel giorno non era possibile andare in cattedrale, né si sarebbero organizzati cortei per rompere i cancelli della cattedrale e sfondare. Ecco, quindi in senso ironico, secondo me, se a questi, invece di sostituire ai proclami, capisco che c'è un problema anche di comunicazione, di visibilità che riguarda tutti, non soltanto il sindaco, per carità, anche noi uomini di chiesa. Ecco, questi programmi secondo me sono stati fuori contesto, anzi direi, diciamo la verità, offensivi per la sensibilità e per la dignità dei catanesi. Nell'articolo lo dicevo, sarebbe stato forse, io faccio il sacerdote, per carità, faccio anche l'opinionista, però ecco, che accanto al sindaco ci fossero i rappresentanti dei comitati cittadini, il parroco della cattedrale, per dire: signori miei, statevi a casa, l'ho detto pure io, attenzione, in un precedente articolo pubblicato sempre da voi, da sì, se Sant'Agata oggi potesse dire qualcosa, se devo dire, statevi a casa in questo contesto di preghiera, di riscoperta della dimensione familiare, domestica, della fede. La Chiesa, la piccola Chiesa domestica ci consegna il Concilio. Quindi secondo me quelle dichiarazioni non andavano fatto né nei modi né in quei termini, però torno a ripetere, è una mia sensibilità che poi ho espresso in quei termini molto ironici di black bloc e di hooligans. Ecco, grazie Padre Giovanni Calcara per questo intervento. A nome del palazzo vuole dire qualcosa il Presidente del Consiglio? È stato lasciato da solo il sindaco a prendere questa decisione? Dico, se se la sente il Presidente del Consiglio di rispondere alle sollecitazioni di Padre Calcara. Io credo che i cataresi siano molto responsabili, quindi o con la nota o senza nota credo che rimaniamo tutti a casa, come giusto che sia, o perlomeno andare nella parrocchia o nelle chiese vicine. Io ritengo che il sindaco l'ha fatto per dare un'immagine ancora più forte, dicendo: guardate che quest'anno la situazione è molto drammatica, noi la viviamo quotidianamente, perché col fatto di questa vicenda del Covid e tutto ciò, noi viviamo delle difficoltà enormi.
lo vivono i ristoratori, infatti c'è stata anche la polemica tra i ristoratori di aprire o meno, la viviamo con la città che siamo in un momento molto di difficoltà economica sull'aspetto occupazionale, quindi era un contesto secondo me generale. Ovviamente il sindaco è il primo cittadino, ma credo che è stato condiviso anche dal tavolo prefettizio, dalla questura, dai carabinieri, certo, perché certo, non è solo una scelta del sindaco, ma di tutti quanti. Una scelta alla fine, impopolare, diremmo. No, io dico, alla fine è stato un comunicato stampa più che altro, ma sono certo che è stato fatto perché, per dare sicurezza alla città di rimanere tutta a casa. E credo che i catanesi, oltre che lo fanno quotidianamente, perlomeno la percentuale è molto alta che rimaniamo a casa, anche su Sant'Agata soprattutto non ci sono assolutamente nessun problema. E allora chiedo alla regia, a questo punto mettiamo in stand-by il nostro appunto Giovanni Calcara, padre Giovanni Calcara da Soriano, perché non abbiamo attori, cabarettisti o altro, clown o funamboli, ma abbiamo musicisti in linea. Abbiamo Antonio Macri e Angelo Di Guardo, ma Angelo Di Guardo dovrebbe essere già in linea, eccolo là, lo vedo, è una ferma immagine mi sembra, eccolo là. Violinista in jeans, stava ascoltando con parecchia attenzione quello che stavamo dicendo in studio. E allora, in attesa di sentire Antonio Macri e di vederli, perché sentiremo anche dei brani a proposito della serata del 3, perché sono stati loro protagonisti insieme alla Corale Tovini, parliamo dei Violinisti in jeans, quindi di Angelo Di Guardo e Antonio Macri, sentiremo due brani, insomma torniamo indietro nel tempo di un anno circa per rivivere quell'atmosfera, anche se appunto quella religiosa deve essere sempre al centro dell'attenzione, e quindi l'aspetto appunto religioso. E allora, in attesa di collegarci con Macri e Di Guardo, andiamo con Dario Testa, andiamo al Museo delle Candelore, che tante polemiche ha destato, anche soprattutto negative, e invece noi la vediamo come una cosa positiva, quello che le candelore possono avere un loro luogo dove essere ammirate. Quando finirà il Covid i turisti potranno accedere tranquillamente a San Nicolò all'Arena e ripercorrere anche parte della storia di Catania attraverso appunto questo barocco in movimento, come lo descrive in un libro straordinario di cui parleremo tra poco, Monsignor Giovanni Lanzafame. Allora, la linea a Dario Testa. All'interno della chiesa monumentale di San Nicolò l'Arena, il meraviglioso museo dedicato alle candelore. E in occasione di quello che è la festa, nel suo particolare, edizione 2021, noi siamo venuti qui a visitare e soprattutto a sapere se questo sarà un luogo visitabile durante i giorni clou della festa. Potrebbe infatti diventare un luogo molto visitato, con il rischio di creare assembramenti poco gestibili. Del resto, le meravigliose candelore, da sempre patrimonio della festa di Sant'Agata, grazie alla loro esposizione lungo le due navate della chiesa, hanno riacquisito il giusto valore artistico religioso. Stiamo parlando di vere opere d'arte che ben scandiscono ogni singola epoca vissuta dalle celebrazioni in onore alla martire, evidenziando l'unicità nello stile scultoreo a conferma di una profonda tradizione da parte di chi le offriva in segno di devozione. Più volte raccontate e illustrate da diversi storici contemporanei, ma niente fu più azzeccato del termine coniato da Monsignor Giovanni Lanzafame, che in una sua pregevole opera letteraria le definì barocco in movimento. Oggi ci troviamo in questo magnifico complesso di San Nicolò Arena, sopra in cima al Monte Vergine, quindi collegata ai luoghi del martirio, Sant'Agata alla Vetere, Sant'Agata al Carcere, San Biagio. E in questa chiesa abbiamo anche una splendida cappella di Sant'Agata, con uno degli affreschi che racconta il dolorosissimo martirio di questa donna, di questa martire anche così moderna, che fa delle scelte difficili e che rappresenta anche il fortissimo legame che ha con questa città. Queste candelore, che sono rientrate qui dopo ben 50 anni, mancavano da questo luogo, sono quasi tornate a casa, attendono, speriamo presto, la possibilità di riaccogliere i milioni di turisti che hanno sempre abbracciato la nostra festa.
festa, noi ci faremo trovare pronti, quest'anno la vivremo intimamente, così come è stato chiesto dal nostro arcivescovo, dal nostro sindaco. Sicuramente in questi giorni, a breve faremo sapere tramite un comunicato se sarà possibile visitarlo nei giorni di Sant'Agata. Questo è anche un luogo di culto, però sempre per evitare l'assembramento dobbiamo capire come mettere in sicurezza anche coloro che avrebbero il desiderio di poterne fruire. In ogni caso è possibile farlo tutto l'anno, San Nicola non chiude mai, neanche la domenica. Da ricordare infine che attorno ad esse operano con immensa umiltà e dedizione i tanti portatori, a Catania riconosciuti con il nome di Chiumma. L'unica speranza da parte di ogni catanese verace è quella di vederle danzare in giro per la città ad annunciare una festa che profuma di antico. Grazie Dario Testa per questo contributo, dunque da San Nicolò l'Arena, barocco in movimento, eccolo qua, Monsignor Giovanni Lanzafame, ve lo faccio vedere, ma insomma già altre volte ne abbiamo parlato, ed è sempre un piacere, questo dovrebbe stare nelle librerie di ogni casa, dei catanesi che amano Sant'Agata, che sono devoti, e farlo leggere soprattutto ai più piccoli, perché bisogna assolutamente conoscere anche la storia, sì, della Santa Patrona, ma anche delle candelore, che spesso sono state criminalizzate. Ci sono stati degli errori in passato, Giuseppe Castiglione, ci sono stati. Non si può fare di tutto un buon fascio. Ecco. Però c'è tanta storia viva, qui c'è la storia di intere generazioni. Di corporazioni, di quartieri, di portatori, di famiglie, di generazioni. Troppo facile dire. Ecco. Sì. Io poi vorrei raccontarti, prego, se posso, un aneddoto a proposito dell'aver criminalizzato le candelore. Nella festa di Santa Lucia, non di quest'anno, che è stata fatta interna, dell'anno scorso, passato, di 2 anni fa, ecco, con motivo che era il 350° dell'eruzione della lava che aveva coperto Malpasso, ecco, allora avevo avuto l'idea con alcuni giovani del comitato, visto che Santa Lucia nella sua storia aveva 2 candelore scomparse ormai, giusto, ho detto, ma perché non facciamo venire per la festa, per la processione dell'offerta della cera, alcune candelore non della città, di paesi che sono stati colpiti anch'essi dalla lava. Gravina c'è una candelora in onore di Sant'Antonio e 2 in onore della Madonna delle Grazie a Piano Tremestieri. L'idea fu accettata, ecco, furono naturalmente portate queste 3 candelore, furono conservate prima nella Cassa del Fercolo di Santa Lucia, poi la domenica prima, ecco, della festa vera e propria, con la musica, la banda di Virgillito, con le marcette classiche, ecco, la fanfara dei bersaglieri, ecco, la marcia radesche, non marce discutibili, ecco, come purtroppo avviene a Catania, ecco, entrarono in Chiesa Madre. Beh, mi vedo, ecco, a un certo punto attorniato di alcuni carabinieri, ecco, 2 in uniforme, altri così in borghese che giravano, e mi dissero, dice, senta, ma i portatori di queste candelore dove sono? Perché sa, ci hanno avvisato che, dico, ma chi vi ha avvisato? Naturalmente ovunque abbiamo dei benpensanti, ecco, venendo delle candelore, anche se dei paesi, ma portatori sono catanesi, ecco, chissà che cosa c'era dietro. Allora io ho detto, guardi, quelli che hanno letto la prima e la seconda lettura della messa sono lì davanti, sono i portatori di Gravina, quelli che hanno fatto l'offertorio sono quelli di Piano, quelli che hanno fatto la raccolta a favore della Caritas. Quello a un certo punto dice, basta padre, non mi dica più niente. Dico, questi erano i giovani che c'erano, che erano, certo, i portatori delle candelore. Certo. Ecco, dobbiamo tante volte non fare di tutto un'erba un fascio. Senza dubbio nel passato, ecco, le offerte, ecco, però mi pare che anche i giri di queste candelore, ecco, lasciate a se stesso. Però mi perdonate, anticamente ogni candelora era una corporazione
E questa corporazione, mi viene in mente in questo momento quella della copertina del libro, i panettieri. I panettieri erano l'espressione della corporazione che aveva ed ha come santa patrona Santa Caterina Alessandrina, con una chiesa propria in via Umberto. La porta di quella chiesa è così grande perché doveva entrare questa candelora che nella fine dell'Ottocento, se vediamo fotografie, è ancora più alta, era in stile Liberty. Per cui automaticamente c'era un rettore, un cappellano, dicasi altrettanto come tuttora, ecco, i macellai a San Sebastiano, che non è, ecco, a San Nicolò dell'Arena, è nella chiesa di San Sebastiano, dicasi altrettanto come i rinoti a San Giuseppe all'Arena, come tuttora anche i mastri artigiani, anche se nata ieri, ecco, con la parrocchia alla Praia, all'Assunta. Se ogni candelora avesse, come era nel passato, l'ho detto anche in una di quelle sedute in cui le ricordava prima la mia presenza al municipio, io vado quando sono invitato, non voglio pestare i piedi mai a nessuno. Ecco, dissi allora, ecco, in una riunione il 20 febbraio dell'anno scorso, che sarebbe auspicabile, ecco, che nuovamente si ritornasse ad avere la corporazione, l'assistente. Circolo di Sant'Agata, ma c'è un parroco, no? L'assistente del circolo, lo fui io quando era in collegiata e devo dire che il circolo mi seguiva, ecco, io allora chiesi, ecco, ricordo con Provenzano, ricordo con Di Rosà e tanti altri ragazzi, buone famiglie, gente lavoratore, forse magari con tanti problemi che non abbiamo saputo tante volte lì per lì aiutarli, dicevo per favore ragazzi, vi raccomando, all'uscita Ubanaro chinochino, dove sta Zazà, no, ecco, suonate altre marce che siano, ecco, perché ce ne sono tante belle marce o meno, anche perché cos'è successo, questi non tutti i giovani lo sanno, fino al 1964 più o meno, ogni candelora che usciva con la musica, fruttivendoli, pescivendoli, macellai, circolo di Sant'Agata, rinoti, avevano vere e proprie bande con tanta di uniforme che li accompagnavano, qualcuno ad esempio, il caso dei macellai, manca a farla apposta, era la banda di Belpasso che avevano il contratto il 20 gennaio e la prima domenica di settembre quando San Sebastiano arrivava al Carmine ai tempi, era che suonavano loro. Per la candelora sempre era la stessa banda di Belpasso, oppure per tanti anni i pescivendoli ebbero la banda di Palagonia, pensate, ma la banda completa. Ecco, oggi tante volte abbiamo dei ragazzi di molta buona volontà che 7, 4, 5, 9 elementi mettono su, però è chiaro, con tutto il rispetto, ecco, non può essere una banda completa, per cui... Giuseppe Castiglione ha un ricordo proprio da piccolissimo quando ebbe il primo contatto con le candelore, con papà santo, immagino. Sì, sì, no, io tra l'altro andavamo a casa di mia nonna che abitava, purtroppo non c'è più, in via Grimaldi, via Belbiscito. A zone proprio. E quindi passava Sant'Agata di notte, agli inizi passava alle 4, alle 3 di mattina, poi successivamente qualche ora dopo. Ah, sì. Però dico, noi l'aspettavamo con ansia, tra l'altro mi ricordo pure che mia nonna con i piedi scalzi scendeva con i piedi scalzi e andava a Sant'Agata. Freddo o non freddo? Sì, sì. Tra l'altro, le candelore passavano tutte da là. Tutte. E andavamo pure a Piscaria, come si dice, che passavano famoso pure... fuoco ed da era, Piscaria. Sì. Ed era una grande festa. Festa. Però dico, la festa c'è sempre. Dico, sì, non, sì. No. E tra l'altro, io mi ricordo che 2 anni fa l'amministrazione comunale, in sinergia col presidente e con la chiesa, abbiamo fatto uscire le candelore ad agosto. Sì. È la prima volta che me lo ricordo perché ero anch'io nella discussione, nel senso che il sindaco l'ha autorizzato il 17, quando è l'ottava di Sant'Agata, le candelore sono state esposte a Piazza Duomo e mi auguro che il 17 agosto del 2021 Sant'Agata possa uscire e ecco, che le candelore pure, perché per noi diciamo
ne stiamo soffrendo un po' tutti quanti, tutti per la mancanza, però alla fine non abbiamo altre possibilità. Credo che dobbiamo pregare ancora di stiamo più. Stiamo offrendo anche questo, certo. Anche questo. Sì. E con grande senso di responsabilità sono certo che tutti noi catanesi. Serve responsabilità, su questo credo non ci siano dubbi. E allora, non so se abbiamo Angelo Di Guardo, proviamo a ricontattarlo. Se non ce l'abbiamo, allora andiamo da padre. Ecco, c'è Giovanni, c'è padre Giovanni anche, eccolo là. Angelo, mi sentite? Ciao, ben trovato, Angelo Di Guardo. Ciao, ciao, ben trovato a voi. Scusate, ma abbiamo avuto qualche problema di connessione oggi pomeriggio, non so per quale motivo, quindi per cui penso che tutto sia stato ripristinato. Mi sentite? Sì. Pronto? E allora, mi definisci questa festa 2021 di Sant'Agata, visto che comunque voi siete stati protagonisti come violinisti in jeans, come musicisti anche e soprattutto della serata del 3, quella famosa, no? Asira Occi di Catania, indelebile appunto nella storia e nella tradizione. E tra poco andremo a salutare anche Antonio Magri, che credo sia già in collegamento. Allora, infatti, la tua definizione di questa festa di quest'anno, Angelo? Innanzitutto complimenti sempre ai tuoi ospiti, perché hanno espresso molto bene il significato profondo di questa festa, che quest'anno, ahimè, vivrà un momento diverso. Però la profondità di una fede penso che sarà il soggetto predominante appunto di questa festa. Per quanto ci riguarda, noi da un punto di vista artistico, tantissimi anni fa, siamo stati coinvolti appunto in questo gioco bellissimo, in questo spettacolo di musica e fede e musica, quindi è una cosa molto bella che ci ha onorato molti anni fa. L'abbiamo rifatta tanti anni, tante volte a distanza di qualche anno, quindi questa cosa ci ha sempre riempito di onore e di assoluto amore, ecco, verso una cosa in cui crediamo. Poi ci mettete la difficoltà del momento, perché è assai particolare poter suonare in quel contesto e poter andare a ritmo con i fuochi d'artificio. E tra l'altro fuochi d'artificio che storicamente sono fatti da una famiglia straordinaria della nostra Catania, che è la famiglia Vaccalluzzo, quindi per cui ci fa sempre immensamente piacere. Vedo finalmente Antonio, vedo Antonio che è collegato, ci siamo riusciti, quindi per cui, Antonio. Nel mondo ce l'abbiamo fatta. Eccolo là, Antonio Magri, salutiamolo. Sì. Ciao Antonio, ciao, benvenuto ciao. All'interno di questo speciale Sant'Agata, i giorni inediti della Santa Patrona. E come vivrai questa festa inedita, Antonio, visto che comunque sarà sicuramente particolare per tutti, ma se si ha Sant'Agata nel cuore evidentemente cambia poco poi alla fine. E in effetti bisogna vivere la cosa con la fede a distanza, perché è un problema, questo virus ci ha penalizzati in tante e tante cose e ci sta privando anche delle tradizioni, e noi come catanesi siamo molto legati a questa festa, e togliercela è veramente qualcosa che ci fa male, però purtroppo la situazione è questa, speriamo di uscirne al più presto e magari, che ne so, io non sono la persona meno indicata, ma dico preghiamo anche per questo la nostra santa, che in fondo ci aiuterà in qualche modo. E come diceva Angelo, quelle emozioni vissute in piazza Duomo, proprio con i fuochi d'artificio, la nostra musica, e ci riporteremo sempre nel cuore, chissà, magari speriamo di poterle ripetere magari ancora qualche volta, ma è veramente molto forte, perché cioè, suonare in una piazza gremita di tante persone, i messaggi che ti arrivano anche dall'Australia, dall'America, per cui questa è una dimostrazione di come sia partecipata questa festa anche negli altri continenti, non solo negli altri stati, perché i catanesi su questo ci teniamo tantissimo e siamo veramente molto devoti alla nostra santa. E tra l'altro tra poco vedremo anche un contributo, forse anche due, tempo permettendo, relativo proprio a questa vostra emozione, perché di emozione si tratta, quella di suonare davanti alla folla dei devoti di Sant'Agata il 3 sera nella famosa Sira Occi dei catanesi, cui i catanesi tengono tantissimo. E allora andiamo da padre Giovanni Calcara, che sta seguendo il nostro dibattito, perché la domanda è quella relativa al fatto
che Santo Privitera, che tu conosci bene, che è stato anche nostro ospite, sul quotidiano La Sicilia ha scritto che c'è una disputa tra chi vuole la festa a febbraio e chi ha ad agosto, no? I febbraini e gli agostiani. Padre Gianni ha già una sua idea, sbotta a momenti sulla poltrona, però prima partiamo da Padre Calcara. Cioè, ti sembra normale che ci sia questa disputa oppure è meglio lasciare le cose come stanno, al di là dell'emergenza Covid? Ma secondo me la tradizione possono anche mutare, cambiare. Bisogna vedere in che contesto noi pensare alla festa di agosto, soltanto in termini di riferimento al turismo, no. È perché la Chiesa solennizza innanzitutto il giorno del martirio, che è a febbraio, e anche se a febbraio abbiamo visto la gente viene, quindi secondo me questa necessità non c'è. Se poi noi dovessimo apportare delle modifiche in riferimento ad altre iniziative, ad altri momenti per sottolineare altri fatti celebrativi, se ne può anche discutere. In eterno c'è solo Dio, la Santissima Trinità e la Chiesa come sacramento di quel tipo. Tutto è relativo, ma io non mi focalizzerei su questo fattore esterno celebrativo. Il Papa dice anche le negatività possono essere la premessa di qualcosa di bello, di positivo. Da questa pandemia, da queste limitatezze di celebrazione, quale frutto ne traiamo? Il fatto che bisogna pregare durante la festa, ma è normale, che festa sarebbe senza la preghiera? Ma a livello esistenziale, personale, quale messaggio ci può portare questo momento di verifica, di prova? Perché diciamo di essere in crisi, però di fatto le nostre famiglie continuano ad avere un tenore di vita, moedo, molto, molto alto. E ci sono le sacche di povertà, certo, ma ci sono emergenze come quella della gestione di questo tempo di pandemia dei ragazzi, degli adolescenti. La notizia di oggi che a Lecce una bambina è stata salvata all'ultimo minuto perché era salita su una sedia per fare questa prova di resistenza, avendo sentito parlare di questa bambina di Catania, quindi di Palermo, che purtroppo è morta. Allora che Sant'Agata della festa ci insegni veramente a valutare l'essenziale della fede, ad essere più sobri anche nel gestire l'economia, che in termini antichi si diceva la provvidenza, non si parlava di soldi. Si parlava di provvidenza a disposizione della gente, perché c'è gente ancora che dice di essere in crisi, ma vive ed è superfluo. Basta pensare il commercio enorme che Amazon continua ad avere. La gente non va a comprare nei negozi, ma compra attraverso Amazon. Non va a mangiare al ristorante, però ha altri modi con cui sfoggiare il livello sociale della propria vita. Grazie per questo contributo, Padre Giovanni. Allora, da un Giovanni all'altro, Gianni, sul discorso febbraio-agosto, la disputa mi pare che non esista nemmeno. Ma sono due feste distinte e separate, anche se, ecco, noi ricordiamo il 5, il martirio, la nascita al cielo, ed è la solennità. Ad agosto, noi abbiamo sempre ricordato, da 1126, il ritorno delle reliquie, che poi è diventato un tutt'uno con la festa del patrocinio, che festa del patrocinio era a luglio, poi è stato accoppiato insieme. C'era, perché Catania aveva la festa di Sant'Agata, 3, 4, 5 febbraio, poi aveva nel mese di luglio la festa del patrocinio, che veniva anche celebrata con una processione, con il braccio di Sant'Agata, il braccio a Sant'Agata la Vetere. Poi avevamo pure ad agosto, l'ultima domenica di agosto, la festa di Sant'Agata al Borgo, fino al 1947, che fu sponsorizzata allora dagli agrumai. Ecco perché il motivo del mezzo busto ligneo al Borgo e del fercolo riprodotto a scala ridotto in legno di sembra al Borgo. Poi avevamo, che usciva, ma le notizie sono fino al 1926, un mezzo busto un po' come se fosse seduto in trono con degli angeli nella chiesa di Sant'Agata Lesciare.
e questa Sant'Agata, portata a spalla all'epoca con baldacchino rosso, arrivava, ecco, sempre nel mese di luglio, fino alle campagne del Fortino. Ecco, ormai questa statua fu visibile, io me la ricordo, ecco, ai tempi di padre Palermo, che era il parroco di San Cosme e San Damiano, però poi per motivi di umidità, di noncuranza, questa statua fu perduta. Ecco, e la festa attuale del patrocinio, diciamo così, trasrazione delle reliquie, certamente nell'Ottocento aveva un'importanza più particolare. Infatti il carro trionfale veniva fatto per la festa di agosto. Questo carro, l'ultimo, quello del Di Stefano, che noi abbiamo così a forma di torre, di Bugintoro, che attraversa via Etnea, ecco, via Stessi Corea all'epoca, arrivava poi a Piazza Duomo, poi saliva per via Ferdinandea, via Garibaldi, e arrivava a Piazza Mazzini, Cano San Filippo, allora si chiamava. E qui c'è la vecchia poesia del 1870 che dice il Salvatore Pappalardo, poeta e letterato: sogno catanisi e me ne vanto, a Catania lu festino di agosto e nu spavento, Sant'Aita mi sarauta nistavara, pare che cosorazza un cielo abbrazza. Ma stiamo parlando di feste dell'Ottocento, l'ultima festa grossa, ecco, dopo il 1926, ai tempi del Cardinale Nava, per ricordare il ritorno delle reliquie, furono le feste che io non le ho vissute, non ero nato, ma io mi ricordo amici che ricordo con piacere, come Nino Urzì, che tutti abbiamo conosciuto, grande collega, ecco, o il carissimo Agostino Valenti, molto devoto, ecco, del circolo di Sant'Agata, o, come non ricordare, ecco, il commendatore Maina, ricordano perfettamente che allora, ai tempi del carissimo professore D'Urso, che era il presidente dei comitati, allora le feste furono fatte una processione brevissima 5 febbraio 1951. Le feste vere e proprie furono fatte ad agosto, e sentivo allora che i portatori della candelora allora dicevano: meno male che è una cosa dell'anno, perché, ecco, fare il giro con il caldo di agosto era molto difficile. Per cui, ecco, con il massimo rispetto per Santo, che uno studioso meno, ecco, io credo sono due feste distinte, ma per il catanese Sant'Agata è a febbraio, come pure Sant'Agata, la traslazione. Infatti non c'è catanese che non è alla Praia o non è fuori che non cerchi il 17 agosto di essere a Catania. Sono due momenti distinti e separati, e dico anche due momenti in cui si vivono emozioni diverse, evidentemente. Poi ognuno nel proprio cuore, evidentemente, sa cosa alberga e sa effettivamente quali sensazioni, quali emozioni vivere. E in questo caso credo che sia d'accordo anche Castiglione. Abbiamo sentito Calcara, Lanzafame, se sentiamo Castiglione. Io febbraio, quando ascolto Monsignor Lanzafame, allora, un pochettino mi blocco, perché vorrei un che, po' in trance. Infatti, perché spesso e volentieri è venuto ospite in aula consigliare, e quindi lui conosce veramente bene la storia di Sant'Agata. Assolutamente sì, oltre che essere mariologo e un esperto della festa. Mariologo, non mariuolo. Mariologo. Assolutamente. E febbraio, agosto non esiste, cioè sono due feste diverse. Yes. L'ha detto già, quindi io non credo che la festa è a febbraio. Sant'Agata esce a febbraio. Caro Santo Primitera, Arizzetti, nonostante tu abbia scritto questo articolo sull'autorevole quotidiano La Sicilia, la festa di Sant'Agata era disputa tra agostani e febbraini, mi dispiace, caro Santo, ma insomma non esiste nemmeno una disputa praticamente. Invece, a proposito di un altro articolo uscito ieri, sì, ecco, cerchiamo di dire le cose come sono. Noi possiamo venerare Sant'Agata, e la dobbiamo venerare, nostra concittadina e patrona. A cosa si riferisce, padre Giovanni? Ma guarda, mi sì, riferisco un po' a un Rod Concerto. Rod Concerto? Sì. Ah, forse è qua, forse da questa parte. Ecco. Tutto live, sì, qui, ecco, all'interno di questo speciale. Ecco. Perfetto. Qua. Adorando Agata on the road, no, che sembra quasi un titolo di un film. Sì, più o meno. Video e foto sulla donna
della città, questo. Guardate un po' il volto stranito di padre Giovanni Lanzabella. No, disgustato. Disgustato, diciamo. Beh, innanzitutto la fanciulla che è modello per tante ragazze e donne di ogni epoca. Ecco, non per questo tante persone affette da mali incurabili al petto si rivolgono a lei in tutto il mondo, a Sant'Agata. Ma non bisogna scrivere queste cose, anche perché confondiamo la gente. Si adora in corpo, sangue, di anima e divinità Nostro Signore nel Santissimo Sacramento. Il culto di Iperdulia spetta la Gran Madre di Dio, inferiore alla Santissima Trinità. Il culto di Duria a tutti i santi, quelli di ieri e quelli di oggi. Ecco, da Sant'Agata, da San Sebastiano, a Santa Lucia, a Santa Barbara, a Santa Madre Teresa di Calcutta, a Giovanni Paolo II, ecco, a tutti. Però non confondiamo, l'adorazione è soltanto per il Santissimo Sacramento, fonte, culmine, centro della vita cristiana. Posso dirlo parole sante? Grazie. Aspetta che padre Calcala, devo andare dai violinisti in jeans, se sei veloce ti do la linea. Allora, andiamo a Soriano Calabro da padre Calcala. Non soltanto l'ignoranza dei giornalisti, che vanno anche scusati, però tante volte sulla stampa si sente anche che c'è il battesimo del supermercato, per esempio, no? L'inaugurazione si dice il battesimo, oppure questo padre Gianni me lo deve ammettere, che noi preti scriviamo che c'è la solenne messa in onore di Sant'Agata. La messa non è di Sant'Agata, è la solenne celebrazione eucaristica in occasione della festa di Sant'Agata. Quindi se dobbiamo precisare le cose, perché tante volte dice la messa di Sant'Agata, la messa di Sant'Antonio, no, la messa è di Gesù Cristo, la riattualizzazione del suo sacrificio in onore, nella circostanza della festa di Sant'Agata. Quindi le puntualizzazioni purtroppo non sono poche da fare in questo ambito di informazione religiosa. E dopo questa bacchettata ai giornalisti, e non soltanto, anche con affetto. Di padre Giovanni Calcala, velocemente dai violinisti in jeans, perché abbiamo un primo contributo che vi riproponiamo da Piazza Duomo. Allora, eccoli là, Angelo e Antonio. Siamo qua, siamo qua. Prego, prima Angelo, poi Antonio, e andiamo subito a vedere questo primo contributo. Sono due, quindi scaletta. Angelo. Volevo sottolineare la profondità e la dolcezza di quello che ha detto Monsignor Lanzafame. Veramente non ci sono considerazioni più pertinenti, più belle, più intime, più profonde che si possano fare in questa festa, quindi che si possono fare appunto per la festa di Sant'Agata. Quindi volevo fare i complimenti come sempre ai tuoi ospiti. Veramente è stato molto accattivante e intrigante in questo racconto, in questi aneddoti, in queste storie degli anni scorsi, dei secoli scorsi. Quindi volevo fare i complimenti a lui. Non so, questa è la mia considerazione personale. Antonio, vuoi dire qualcosa tu? Grazie. Ringrazio Monsignore. Grazie di cuore. E allora, Antonio Magri, ci lanci per favore questo primo contributo, nel senso, tante emozioni in quella piazza stracolma di gente, anche se contingentata peraltro, contingentata perché c'erano già le misure relative alla folla e alla partecipazione da tre anni a questa parte, infatti. Antonio? Sì, è vero, c'era tantissima folla, però in realtà c'era distanziamento già all'epoca, perché con i fuochi non si scherza, per cui mi ricordo la polizia ci ha detto proprio delle regole ben precise, appunto per non incorrere a pericoli, perché anche per il fuoco non si sa mai, anche nonostante la precisione dei Vaccaluzzo, che sono maestri nel posizionare i mortai. Comunque, il primo brano che vedrete è la quinta di Beethoven in versione moderna, perché poi c'è anche la scelta dei brani. Noi cerchiamo di prendere sempre brani classici o brani che siano consoni, diciamo, all'atmosfera che è di apertura della festa, però che non siano proprio profani del tutto. E in questo caso ha funzionato benissimo, perché poi vedrete un sincronismo impressionante, è veramente bello. E rivedere questo video per me è stata un'emozione stamattina, perché
rivediamo a distanza di anni. La prima edizione fu nel 2006, poi 3 anni dopo. Abbiamo fatto 4 anni fa, e 4 anni consecutivi. Invece, 4 anni fa abbiamo fatto un concerto in onore di Sant'Agata al Metropolitan, appunto per spaziare ed esportare, diciamo, la festa in un teatro, una cosa un pochettino diversa che abbiamo voluto concepire insieme con Angelo e Francesco Grasso, che è stato un po' il coordinatore di tutto. C'era una grande orchestra, abbiamo fatto degli inni scritti da noi, e questo per dire, per dare anche un'altra etichetta, diciamo, alla festa. Come Impronta. diceva Monsignor Fame poco fa, bisogna viverla in tutti i sensi, innanzitutto pregando e poi anche creando qualche cosa di nuovo. Io qualche giorno fa, scusate se mi dilungo, ho visto a Mascali diciamo, un tempietto dedicato a Sant'Agata. C'era a terra proprio la pietra lavica con un'impronta di Sant'Agata. Io non so se è leggenda o è un fatto vero, però ciò che mi ha deluso è che c'era tanta erba, un posto abbandonato, che a me ha procurato tantissima emozione, però come tutte le cose siciliane vengono sempre trascurate, ed è un peccato, perché spesso all'estero, a Nord Italia, valorizzano ciò che magari non ha neanche senso. Mi colpì, ora esco fuori discorso, una lapide che ricordava un bacio di Vincenzo Bellini a Como, e noi magari spesso ce ne scordiamo, magari. E ora, tornando a Sant'Agata, perché non valorizzarla anche in altri aspetti? Può essere un momento di riflessione anche per questo. Assolutamente d'accordo Antonio Macri su questo discorso. Allora, primo contributo che andiamo a vedere, torniamo indietro nel tempo, quando ancora non era nemmeno presidente Castiglione, ma era, credo, consigliere Da comunale. 20 anni, quindi non so di quando È stai nato praticamente al parlando. Palazzo degli Elefanti. Allora, andiamo con questo primo contributo, se lo seguilotta è pronta, ce lo godiamo, ci rilassiamo e ci godiamo questo momento straordinario. Dunque, applauso per Antonio Macri e Angelo Di Guardi, violinisti in jeans. Noi, prima delle considerazioni che ancora dobbiamo fare, perché dobbiamo parlare anche del momento che stiamo attraversando, Sì. evidentemente, e andiamo a dare la linea alla regia. Prego.
per dare anche la parola a chi sostiene l'informazione libera, in questo caso Sicre Press con Prima TV. Torniamo tra pochissimo, pochi istanti. Quando la passione diventa mestiere. Eccoci nella seconda ed ultima parte di questo speciale Sant'Agata, i giorni inediti della Santa Patrona. E allora andiamo chiaramente a chiudere
il discorso relativo a questa, diciamo, stagione diversa di festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania. E allora, dal punto di vista politico, Santo Giuseppe Castiglione, lapsus freudiano, Giuseppe, cosa avete fatto come consiglio comunale a proposito della festa di Sant'Agata? Anche perché quest'anno, e poi ne parleremo, sì, non ci sarà la spesa, l'investimento dei soldi per la festa, per organizzare la festa, le processioni, che ogni anno sono soldi che vengono fuori dalla tassa del turismo. Allora, quest'anno per la prima volta il Consiglio Comunale ha approvato una mozione e la scorsa settimana abbiamo approvato in Consiglio Comunale una delibera di iniziativa consiliare per quanto riguarda la festa di Sant'Agata. Da lunedì, oggi ho firmato la nota che da lunedì ci sarà ogni gruppo consiliare, quindi ogni consigliere di un gruppo farà parte di questa commissione che è a titolo gratuito e si occuperà della festa di Sant'Agata, non sull'aspetto religioso ovviamente, che non entriamo in merito, ma sull'aspetto organizzativo, quindi per le competenze che sono del Comune di Catania. Per quanto riguarda, lei mi chiedeva prima, la tassa di soggiorno, noi quando si organizza la festa di Sant'Agata circa 400.000 euro ci costa il Comune di Catania, questi soldi noi li prendiamo dalla tassa di soggiorno, cioè quando i cittadini o le persone alloggiano nei B&B, negli alberghi, pagano questa tassa e noi paghiamo la festa di Sant'Agata, che tra l'altro nell'arco di 2 anni è stata incrementata, prima era 700.000 euro, ora siamo arrivati a circa 2 milioni, purtroppo con questa vicenda del Covid le previsioni erano circa 2 milioni e mezzo di euro, ma col Covid ovviamente non c'è né turismo, non c'è l'aeroporto bloccato, c'è una situazione un po' particolare. Quindi credo che magari se c'è la possibilità, magari se ne parla con l'amministrazione, con l'assessore Buonaccorsi, magari una piccola parte, visto che non sono stati spesi per la festa di Sant'Agata, se si possono donare a chi ne ha veramente bisogno. Sarebbe straordinario, padre Giovanni. Sarebbe un'ottima idea, e soprattutto farebbe onore a voi stessi, ecco, alla nostra amministrazione che pensa a chi purtroppo non può avere, a motivo della festa, che manca la caria, la simenza, ecco, il dolce, ecco, il fuoco, però a un certo punto ci sarebbe un certo aiuto. Pensateci. Io dico, questa cosa mi prendo l'impegno personalmente e lo farò, però no. Il problema è anche una questione tecnica, cioè vuol dire che quando si prendono i soldi della tassa di soggiorno si devono spendere solo per il turismo, non si può, infatti la festa per ma noi. In una situazione straordinaria di emergenza? Questo è da vedere, però dico, ci sono state un sacco, dico, se dobbiamo parlare poi dei servizi sociali, di quello che è stato fatto da parte del consiglio, dell'assessore Lombardo, c'è l'impegno da parte di Giuseppe Castiglione di andare a vedere, a verificare quantomeno. Ovviamente siamo in dissesto, la situazione economica non è delle più facili, però se c'è la possibilità di dare a chi ne ha veramente bisogno, quindi anche una parte, e di questo ne parlerò con l'assessore di competenza. Bene, grazie, insomma, per questo impegno in diretta all'interno dell'informazione raccontata di questo speciale dedicato a Sant'Agata. Andiamo a salutare padre Giovanni Calcara, che è sempre in collegamento da Soriano Calabro. Splende il sole oggi, che giornata c'è a Soriano Calabro? Ma stamattina è stato molto cupo, ha piovuto proprio una giornata da lupi, giusto che siamo qui quasi sulla Presila. Ora invece splende il sole, come potete vedere dalla mia parte. Ma siete in zona gialla o in zona rossa o arancione? In che zona siete in Calabria? No, noi siamo gialli da oggi. Gialli. Siete gialli? Sì. Quindi potete andare anche al ristorante volendo, fino alle 18 evidentemente. Con una provocazione, io sono un provocatore per natura, no? Cioè nel senso che non dipende dal Presidente del Consiglio, però siccome ogni anno per Sant'Agata sta tuppando un po' di purtusa, un po' di buche per tutto il percorso della processione, anche se Sant'Agata non esce, non è che le buche si potrebbero ugualmente riparare, no? Castiglione, le posso dire una cosa, lei magari quando ha la possibilità di scendere a Catania vede che in questi giorni, oltre per Sant'Agata è vero, anche molte potature degli alberi, soprattutto da dove, questo è vero, però le posso dire che per quanto riguarda il generale della città, ecco, fatelo ugualmente per amore di Sant'Agata, così evitate anche un po' di guai per i ciclisti e per la gente che posteggia sotto gli alberi anche. Guardi, le posso dire che a Catania, come dice lei, i puttusa stavano duppando, se lei viene le faccio vedere che ci sono diverse squadre della multiservizi che stanno otturando tutte le buche della città.
Ma se ci fosse Portusa a Catania, che figura ci farebbe confronti alle altre città? Scusi, Portusa ci vanno a Roma, non dobbiamo averla a Catania. Scusi, Ecco, saremmo dei meno. Padre Giovanni, ci sentiamo nei prossimi giorni con le dirette di giorno 3, 4 e 5. con piacere, Sant'Agata è nel cuore del mondo. Io sono catanese, mi ritengo di adozione, sono rimasto 18 anni io Appunto. a Catania, quindi c'è una mia esperienza, tanti amici. E sicuramente l'esperienza di Sant'Agata mi considera modestamente a parte, e gli amici mi considerano anche, mi chiedono informazioni sempre su Catania e Sant'Agata, quindi con vero piacere. Ecco, resta con noi perché Monsignor Lanzafame proprio nel finale appunto chiuderà proprio lui prima di dare la linea ancora ai violinisti in jeans che sono in collegamento che prima di salutarli li coinvolgiamo, quindi rimane ancora collegato con noi Giovanni Calcara da Soriano Calabro. E allora dicevamo con Castiglione abbiamo preso anche un impegno, quindi grazie intanto per essere intervenuto a questo speciale. Vorrei sentire Angelo Di Guardo. Angelo, Angelo, tu Umberto, andrai a dimmi, no, pregare nella ascolto. parrocchia tua di riferimento sotto casa tua, come è stato detto ed è stato lanciato come appello da parte dell'arcidiocesi. Insomma, non andate in Piazza Duomo, ma nella parrocchia vicino a casa vostra. Assolutamente sì, tu poi noi sai perfettamente, sei mio compaesano, quindi ci vedremo sicuramente nella nostra parrocchia e vivremo questa festa nella profondità che merita. Quindi nella fede, nella profondità che appunto si deve rispettare. La nostra parrocchia, sai, è quella di Ficarazzi, giusto? Quindi per cui ci vedremo là. Ahimè, non si potrà fare tutto quello che questa pandemia ha costretto a non fare, però ripetiamo, non tutti i mali vengono per nuocere, comunque sia, e quindi per cui sarà sicuramente un futuro radioso quello che verrà protagonista la nostra santa e la nostra festa negli anni futuri, compreso, ci auguriamo anche il nostro piccolissimo, piccolo, piccolo, misero contributo da un punto di vista artistico. Quindi per cui sarà per noi un onore poter ripartecipare a questa festa negli anni futuri. Ecco, Angelo, sono chiuderemo l'augurio che con ci facciamo. un brano vostro, appunto di Paganini, in piazza, proprio chiuderà questo speciale. Antonio, e allora, grazie Angelo, rimani con noi perché c'è una sorpresa finale. Antonio, dicevamo, vi abbiamo visti emozionati, però insomma in grande forma lì sul palco, in Piazza Duomo. Ecco, adesso l'obiettivo è quello di ritornare in piazza, evidentemente, quanto prima. Speriamo presto perché veramente siamo tutti fermi, molti artisti stanno soffrendo perché chi vive solo di questo qua è in serie difficoltà e perché si è bloccato tutto. D'altronde si vede sempre l'arte come qualcosa di effimero, per cui se non c'è il pane non c'è arte, però in realtà una volta ho letto qualcosa di molto importante, che l'arte contribuì alla ripartenza di Catania dopo i terremoti, le catastrofi del 1669, ora non ricordo l'anno preciso, comunque, e si ripartì grazie a Ignazio Biscari dall'arte, e così venne il nonno di Bellini a Catania. Per cui puntiamo anche sull'arte, come tutte le cose importanti, sulla preghiera, e viva Sant'Agata! Grazie, grazie Antonio Macri, in bocca al lupo e un pensiero va a tutti, ma dico tutti gli operatori del settore dello spettacolo e quindi non soltanto gli attori, i musicisti, ma i registi, i fonici, i tecnici, tutte le maestranze che non lavorano dal mese di febbraio, quindi da un anno che sono praticamente fermi. C'è stato uno spiraglio in estate tra luglio e agosto, qualcosina, ma veramente sono in ginocchio, quindi una preghiera va indirizzata a loro. A proposito di Assolutamente. ringraziamenti, vorrei ringraziare Michele Mirabella della Fiorelleria Mirabella perché comunque lui ci mette il cuore e queste orchidee bianche e rosa sono appunto in onore della segna Sant'Agata che viene qua raffigurata insomma in maniera maestosa che si trova appunto alle mie spalle. E ringrazio anche Padre Giovanni per questo cadeau, questo regalo, ecco qua. Allora, le orchidee sono qua, eccole qua le orchidee. Ecco qui, Bella, straordinarie, bella. delicatissime, mentre
Questa è una foto, è un cadeau di padre Gianni Lanzafame. Per me Piacere. è una processione del 1946, 46, siamo in piazza Siamo alla Cappuccini, salita salita dei dei Cappuccini. Cappuccini, ecco, in un orario non come gli ultimi anni, siamo verso le 12 e mezzo, una meno un quarto, ecco, del primo pomeriggio, nel 4 febbraio del 1946. Sant'Agata è la prima festa di Sant'Agata dopo la guerra, per cui il Fercolo è stato bombardato, ecco, era uscita ad agosto. Già l'anno prima per raccogliere su un carro di fiori, per raccogliere argenti per il nuovo Fercolo, ecco, non fu possibile completare la parte lignea del Fercolo e allora si chiese a più luoghi un Fercolo per poter portarla in processione. Ecco, venne considerato quello di San Sebastiano, ma era troppo piccolo, ecco, fu trattato anche con Belpasso per Santa Lucia, c'era il problema del trasporto, ecco, allora c'era un po' di insicurezza. Ecco, nelle campagne. Allora, l'unico per possibilità dove mettere per spazio il mezzo busto e lo sgrigno era quello realizzato nel 1915 con offerte di abitanti di Aci Castello, emigranti in America, dai fratelli Cuscunà, che, manca a farla apposta, sono quegli stessi che realizzarono nel 1935 la candelora dei bettolieri, spacciatori di vino. Ma notate quando noi diciamo la folla, ma sempre folla ha avuto Sant'Agata, guardate. Sempre assolutamente. Grazie, grazie per questo regalo E che poi andremo a custodire in redazione manca a farla assolutamente. apposta, vedi, c'è anche i segni. Ecco, Aci Castello presta il Fercolo a Sant'Agata nel 1946, ma non dimentichiamo che quando ritorna da Costantinopoli, ecco, l'ultima tappa è Aci Castello Catania. Ecco, quindi corsi e ricorsi storici, eh? È un piacere È un ascoltarlo, piacere. assolutamente, assolutamente. Allora, salutiamo padre Gianni Lanzafame, Monsignor, però forse è il caso di Sì, dedicare una preghiera, lo ecco, io se dico permettete, a coloro che sono morti per il Covid. sì, io mi permetto di invitarvi alla preghiera con una strofa anche dell'antica Coroncina a Sant'Agata, perché proprio poco prima che Fabrizio, mio fratello, mi accompagnasse in macchina da Belpasso a qua, ecco, a Piazza Umberto, a Belpasso ho preso la notizia di un ennesimo morto. Ecco, domani faremo i funerali, sono vicino in questo momento alla famiglia del carissimo Nuccio che tutti conoscevamo perché è un buon cittadino, un buon cristiano, una persona onesta, ecco, faceva polli allo spiedo per mantenere la famiglia e li faceva così bene che tutto Belpasso andava da lui. Ma il mio ricordo è in questo momento per lui, ma per tutti i belpassesi, i catanesi, tutte le persone che sono state vittime, perché vedete, parliamo di celebrazione, di contagio, però fin quando poi non abbiamo l'esperienza diretta ci sembra una cosa un po' lontano, distante. Invece, credetemi, quante persone, ecco, nel cimitero, dovuto accompagnare persone al cimitero, benedirle là, ecco, quante persone sono andate via senza l'ultimo momento, la benedizione di un sacerdote, senza l'affetto dei propri familiari. E per loro va la mia preghiera, come pure la mia preghiera, un ringraziamento a titolo personale di tutti, credo, ecco, per i medici, per le persone che operano in forma sanitaria, al San Marco, dove ci sono tutti questi centri. Per cui io direi di fare anche da voi che ci vedete un momento di silenzio e poi questa preghiera che diciamo insieme. Per loro noi preghiamo. E a Sant'Agata ci rivolgiamo con la sua tradizionale coroncina. Libera i tuoi devoti d'ogni sinistro evento, al tuo poter sia spento ogni tremor di terra e fame e fuoco e pestilenza e Covid o guerra, e di tua virtù l'alma seguace possa al fin goder l'eterna pace.
Grazie per questo momento così profondo e straordinario di preghiera, Monsignor Gianni Lanzafame, mariologo, esperto della festa di Sant'Agata e parroco della Chiesa Madre di Belpasso. Chiudiamo con la piazza, torniamo a rivivere in qualche modo un Amarcord con la piazza con Angelo Di Guardo e Antonio Maigret, i violinisti in jeans che eseguono Paganini in una serata normale, appunto della sera al 3, con i fuochi di Alfredo Vaccalluzzo e chiaramente diciamo, tutto l'affetto, la devozione dei fedeli che gremivano Piazza Duomo, ma quest'anno, come sappiamo, sarà diverso, ma l'anno prossimo torneremo sicuramente nuovamente in piazza e tutto dovrebbe tornare come prima. Grazie per essere stati con noi, grazie a Monsignor Lanzafame, a Giuseppe Piacere, Castiglione, grazie a voi. a Grazie Domenico Umberto Alcara, per il tuo Antonio invito. Magri e Angelo Di Guardo. Grazie a Grazie, tutti. grazie Andiamo tanto, con grazie caro Paganini Umberto. in Piazza Duomo con i violinisti in jeans. Sant'Agata, i giorni inediti della Santa Patrona, è realizzata in collaborazione con Il Pescatore Enogastronomia, quando la passione diventa mestiere. Catania MLS, agenzie immobiliari in collaborazione. Trovare casa non è mai stato così semplice. Fiorelleria Mirabella, una tradizione catanese tutta a colori.